dobbiamo entrare proprio safe, raga. Non si può andare a spazio duro, purtroppo. È bello pieno, eh. Tipo ora un 50 di shield mi avrebbe fatto molto comodo. Mi avrebbe fatto super comodo. Potrei un player nella media quanto può arrivare. Ma diamante ci arrivi facilmente. Cioè non è nulla di che alla fine. Poi man mano che passeranno i giorni, quelli forti andranno più sopra e non ti ritroverai neanche più in lobby. Quindi tranquillamente poi l'elite lo raggiungi facile. Ma anche il campione, secondo me. Io fermo la tuta 2 giorni. Vabbè, piano piano sali. Ma secondo me quando sei si è bassi di rank è anche più bello l'idea di dover salire al rank. Cioè comunque è una sfida, no? Anche per chi vuole andare a Real, comunque è una sfida. Specialmente nei primi periodi in cui mettono le ranked, quindi adesso, perché becchi più persone più invogliate a tryhardare. Era giocare bene, quindi... Raga, stavo cagando e ho pensato che tutti si stupiscono di Gesù che camminava sull'acqua. Immaginatevi i pesci che da sotto gli osservavano il bastone. Saluti dalla redazione di Famiglia Cristiana. Vai, fino avanti, devo fare attenzione. Muore, vero? Ah, ok. Sinceramente, dopo che ti rompo il look, mi scappi con le cose di Attack on Titan. E non muori di fall damage, mi roderebbe anche un po' il lucro, francamente. L'unica cosa che mi triggera di questo meta è che ovviamente la katana la devi portare per forza. E pompa più AR o mitraglietta è anche un obbligo, ok? Però il Barret è, secondo me è proprio fondamentale da portare. Quindi se porti il Barret devi portare una cura. Se non porti il Barret devi portare 2 cure. Però il Barret è troppo fondamentale. È troppo fondamentale. Cioè, uno perché rompi la distanza e prendi kill su kill. È anche un vantaggio di pick assurdo se gli fai anche un body. Ma poi anche solamente per se vuoi giocare aggressivo per entrare nei box. Cioè, fai troppe cose col Barret. Infatti secondo me quando tipo c'è le slurp puoi fare 3 armi. Movement più doppia slurp. Purtroppo il Barret lo butto per il momento, perché 4 slurp me la voglio giocare un po' più safe. Proviamo, raga. Troppa gente, me ne devo andare da qua. Troppa gente, raga. Che parto, minchia, sono d'accordo, fratellino. Ma sono così, le persone ovviamente puntano a fare third party. Puntano a giocare safe. Purtroppo è così, non ci vuoi fare nulla. No, infatti secondo me dovrebbero mettere comunque in basso a sinistra, vicino agli HP, il tuo rank. Cioè, è molto più bello. Come punti arena, vedevi i punti. Ah, ma secondo me lo metteranno, dai. Cioè, oggettivamente parlando è figo vedere il tuo rank a fianco, dai. Aspettiamo. Ok, una a sinistra. Se quello lì è da solo me lo che io. Ok, questo qua c'è la slurp in canna.
Ho usato un sacco di materiali. Non capisco, mi stava fidando uno. Usciva anche un fight interessante, ma purtroppo è arrivato subito un altro. È così, raga. Ma avete visto che mi ha fatto ghost hit, raga? No, raga, l'avete visto che ha fatto ghost hit? L'ho preso praticamente in pieno body. Sono uscito in tempo, mio Dio, meno male che c'ho i riflessi di Cristo Dio. Subito, raga, subito, sono delle cavallette, ve lo giuro. Subito uno dietro. Allora, raga, era il mio refresh quello. Quello era il mio refresh, ragazzi. Sì, quanto godo, dammi refresh, amore mio. Oh, full mazzo, madonna mia, finalmente. Finalmente c'è un po' di mazzo. Un po' di mazzo, un po' tanti in realtà. Così si deve giocare, ragazzi. Senti un fight, devi andare per forza. Non puoi rischiare di andare da solo in 1v1, perché poi ti arrivano in 50 come delle scimmici, ve lo giuro. È una roba... È così, purtroppo. Ok, quello là è il Barrett, mi sta palesemente mirando. E va bene. Ora l'uso la katana e devo cercare di bimmarlo in volo se riesco. Buon 40, onesto, dai. L'altro dove sta? Frate, è il Barrett. Ci sono uccise a vicenda e quello è morto di safe zone. Una ha ucciso l'altro e l'altro muore di zona. Vabbè, raga. GG, raga. Vabbè, abbiamo giocato benissimo, raga. Va bene così. We have it, bitches. GG in chat, signori. GG in chat, ce l'abbiamo. We have it.